Ciao a tutti dalla Fiera di Bologna. Allora, oggi è venerdì 25 e qui ad accoglierci all'entrata c'è subito uno splendido trattore cingolato Orsi. Ed è veramente bello. Stavo guardando che ha circa 55-60 cavalli e c'è l'opportunità di vedere parecchi mezzi anche di questo tipo. Guardate il davanti, che particolarità, io non conosco i cingolati e com'è disassato, cioè vedete, chiamiamolo il semiasse da sinistra, è così, e invece a destra va in direzione opposta, una particolarità che non mi so spiegare. Padiglione 29, c'è subito uno splendido Fiat 300 dei pompieri, maestoso, con la gru e con un argano davanti idraulico dalle dimensioni sbalorditive. Ci accoglie anche una Vespa 400. Però in questo momento mi piace vedermi questo bel 300 con addirittura la doppia cabina, una rarità. Subito modellini. E qui una bella Giulietta Alfa Romeo. Veramente un'auto superba. E con un restauro, sto guardando la verniciatura, incredibile, non l'ho mai vista una verniciatura che non sia della casa madre così ben fatta. E lì un raro modello di Clio 3000 V6. Allora qui c'è tanta bella roba, l'insegna Talbot, bellissima. Qui questa Ferrari a Formula 1 anni 70 in scala gigantesca. Guardate la proporzione. Porca miseria, quante belle insegne, quella della Fiat, l'Alfa, ah, e lì l'olio Fiat, guardatevela. Questa per me è una delle più belle insegne e più ambite, almeno a livello personale. Tanti bellissimi giocattoli, cerco di andare veloce, però non posso non riprendere questa Mercedes, sempre con una scala gigantesca. E addirittura un prodotto cinese, ma della Cina probabilmente di una volta. Poster dell'Alfa Sud. Passo in rassegna alcuni bellissimi modelli di camion e di trattori. Beh, questo è moderno, è quello della Shed che usciva in edicola. Però questi qui sono veramente stupendi. Qui c'è roba di grandissima qualità. Guardate qua queste scatole incredibili, la Fiat 124, la Fiat 850, la Fiat 130, la 132, non li conosco, non so che marca siano. Ah, la Poker di Torino, capolavori. Uno sterminio di stupendi modellini. Qui ho visto subito la Renault 16, da me amata. Bellissime le italieri della Renault da Formula 1 e della McLaren. E qui c'è questa bellissima Toyota Diesel Land Cruiser, veramente bella. È una BJ40 a 28.500 euro. Guardate qua, scocche in vetro resina, questo retro della Stratos, quello forse Lamborghini Miura. Stupendi questi mobili marchiati GTO, guardate questo splendido assale che credo sia di una Ferrari Dino. Qua c'è il perno fuso, sempre di una Ferrari, e lì un cambio cloche
credo sia dunque più che altro dei mobili, degli oggetti di arredamento. Comunque bella l'idea, molto bello, guardate, anche i mobili ben fatti. Qua subito capolavori, tra cui una Honda CB754 con gli scarichi originali. Per me è una delle più belle moto di sempre. Adesso vi faccio vedere una moto Buzzi Norge del 1928, incredibile, bellissima, veramente questa è stupenda. Ha una particolarità, una tecnica con queste belle sospensioni e qui con questa corona dentata che immagino sia il contachilometri, con l'ingranaggio che è incredibile. Ben fatta e conservata, che bella. Guardate anche la marmitta, questa è come piace a me, semplicemente passata con il gasolio e una pulita, veramente bella. Anche questa cassetta sopra, guardate che roba. Guardate questa particolarità, questo era un ingrassatore automatico con il tubo che permetteva l'ingrassaggio. Panoramica di belle moto stradali da corsa, una Indian, e qui c'è questo stand della Malanca, fantastico. Qui c'è la 125 Mark, io me la ricordo, con i bei fari rettangolari come si usava negli anni 80. Poi una parata di Obi-Wan da strada in tutte le diverse colorazioni. Guardate anche quel motorino simile a un 50. Beh, questa era spettacolare. Ed era proprio la linea degli anni 80, mi ricorda un po' la Laverda 750 F1, uscita credo nell'85-86, bellissima. Guardate anche quel Malanca 125 Sport, doppio freno a disco. Di che anno è questa? È rimasta rara, questa è un 77. Madonna, era proprio sui fasti delle CB754, diciamo. Guardate che com'è curata nel dettaglio. Monostrumento. Fantastiche e fantastico stand. Allora ho esordito chiedendo se potevo entrare a riprendere il Malanca, una specie di 50, e mi è stato detto simpaticamente che questo non è un 50 ma è il Malanca Tigre, e lo trovo meraviglioso. Guardate il carburatore col tromboncino, incredibile, che bello. Ha una marmitta veramente singolare, mai vista. Bellissimo. Parata di splendide Ducati 916 748, però non vedo una F1 rarissima. Qui invece giapponesi Kawasaki, i giapponesi la mia grande passione. Qui il Kawasaki 900 Codino. Bello. Bellissimo. Guardate questo, con queste colorazioni, poi c'era in questa tinta e poi in questa, non so più dove guardare. E ciao, questo giallo anni 80, e qui c'è questa Ducati 750 che credo sia la Panta, ma non ne ho la certezza.
E qui incredibile, vedo una moto che non ho mai visto dal vero. Si tratta di una moto NSU, mi sembra si chiamasse la Mammut 1000 di cilindrata. Guardate la particolarità, è gigantesca, un 4 cilindri in linea raffreddato ad aria, con un freno a tamburo davanti, dalle dimensioni come il cerchio, incredibile. Qua sotto anche per il raffreddamento, che tecnica, mai vista questa dal vivo. Ah sì, guardate, 1968 Mammut 1000 TT, 213 km all'ora, 1000 di cilindrata, 88 cavalli. Che spettacolare, che spettacolare. Di queste so che ne hanno fatte veramente poche. E guardate la distribuzione, la strumentazione bellissima. Meravigliosa. Anche la catena tutta carterizzata, credo catena, non credo che ci sia cardano o cinghia di trasmissione. Al 1000. Ah, perché c'era anche il 1002? Più comune il 1002. Questa è proprio la chiave di accensione. È una moto spettacolare. Non l'avevo mai vista dal vivo. Ed è veramente un gioiello. Dipende quanto vuoi spendere. Guardate anche il cerchio in lega, sì, ma che forme particolari, che imponenza che ha. Serbatoio probabilmente coppa dell'olio sotto, pazzesca. E qui c'è un'icona bellissima, una GSX R1100 prima serie con i fari rotondi, anche se per me la primissima serie aveva il faro rettangolare, però perché da noi non era omologato, diciamo, i fari rotondi. Subito dopo li omologarono e cambiò. La moto era perfettamente identica, però trovarla col faro quadro per me è proprio la moto anni 80. Comunque questa per me è davvero imperiale. Me lo ricordo questo faretto dietro, che trovavo veramente bellissimo e ben disegnato. E qui c'è la rarissima VF750R, non mi ricordo mai se è la RC30 o la RC45. Questa è moto che negli anni 80, quando uscì, fu la prima, credo, monobraccio posteriore, infatti vedete la ruota libera, proprio da corsa, ed era una moto meravigliosa. Motorette anche per bambini. Se avessi avuto una moto così, una motoretta da piccolino, sarei stato il più felice della terra. Lo sono stato ugualmente, ma questa è spettacolo. Bellissima anche la parata delle BMW. Comunque ragazzi, il prezzo della NSU è... si compra un camion nuovo, diciamo. Kawasaki Z1003. 6 cilindri in linea. Questa è la moto di quando i giapponesi comandavano. Il PX col cupolino, tanto anni 80. Personalmente trovo bellissimi questi motori carrellati e li considero delle sculture. E lì quel 50 Malaguti HF, che bello. Qui un'altra Suzuki GSX R1100, e questa col faro rettangolare. Per me questa moto è proprio in assoluto la più bella. Una prima serie e con i colori immacolati. Adesso gli chiedo quanto costa, perché questa è veramente bella. Veramente bella, però col faro rettangolare è unica. E il colore, lo ripeto, è assolutamente originale. Guardiamoci ancora questo 50,
Gilera Northwest. Tantissima bella roba comunque. Un'altra chicca è questa Honda NS400R, veramente bella, quei colori Rotmas. Questa era una grande moto, madonna che belle che erano. Vedete il faro rettangolare. Comunque l'ultima Suzuki GSX-R 1100 che abbiamo visto in vendita a 7.700 euro, che tutto sommato è un buon prezzo per una moto di quel tipo. Meravigliosi manuali di officina Honda. Questa è una Mondial, un microscopico trattorino Lilliput. Ed insieme rapportato alle persone. E qui un bel esercizio di stile meccanico con un locomotore. Collezione Goldoni, si tratta di un Burrell Agricultural Tractor. È una replica 1-3. Con il carbone. Chiudo questa prima parte con questa bella Laverda.